l'università deve rendersi conto del problema che è molto più radicato qui a Siena, del fascismo, delle associazioni e formazioni fasciste che da tempo permeano tutto il territorio senese. Ampliano la questione gli studenti del collettivo di sinistra di giurisprudenza e lo fanno con un sit-in davanti alla facoltà. Il tutto a due giorni dai tweet del professor Castrucci e da ragazzi partono delle osservazioni anche sui comportamenti personali. Molte volte era stato richiamato, tant'è che la sua materia era diventata da obbligatoria opzionale. Questo proprio per le numerosissime lamentele che c'erano state, per la maniera in cui il Castrucci correggeva gli esami, per la maniera anche in cui il Castrucci si relazionava umanamente rispetto agli studenti. E ormai da 24 ore, come avevamo già riferito nei nostri telegiornali, la Procura di Siena ha indagato il professor Castrucci, ma questo però paradossalmente intralcia l'azione di sospensione come docente all'interno dell'Università di Siena. Lo stiamo valutando con i legali perché codesto è un elemento del nostro ordinamento giuridico. L'obiettivo principale in questo momento e quello anche, devo dire, più immediato è quello di far sì che il docente incriminato non possa più esercitare le sue funzioni di docente con i nostri studenti. E intanto nella città del Palio nasce l'osservatorio dei social. C'è un problema che è emerso in questa vicenda, che tutte le istituzioni stanno sottovalutando il ruolo dei social. È bene tenerli sotto controllo.